Cioè, dai, dall'inizio in casa San Giovannese il 2005 è scelto come quota più giovane per un esordio adrenalinico contro i Labronici sconfitti già all'andata, così Fricano si gioca al tridente l'esperienza per la prima di Vanni, oggi 400 gare ufficiali per lui, tra gli 11 con l'arretramento di Bellini al ruolo di trequartista. In mediana gli scelti sono Nannini, Baldesi e Sacchini, Rossetti ritorna dopo la squalifica, esce per medesimo motivo Milani, Lorenzoni ripete quindi il ruolo di Ostia. 4-2-3-1 per il Livorno con il bomber Lucatti supportato da Bamba e il Bactau. Qui è Greselin accompagnato da poco meno di 200 supporters in Val d'Arno. 3 minuti e cronaca rinnovata dal sinistro dal limite di Neri. Il rasoterra non è lontano dalla porta azzurra. Ospiti che insistono con la verticalizzazione di Bamba per Zanolla. Cross basso per Greselin a rimorchio. Impatto da dimenticare di questi con il pallone. Il Marozzocco però non sta a guardare. Sul primo corner della gara la smanacciata di Fogli e preda di Baldesi. Il muro lirovornese respinge anche la ribattuta. Quindi percussione centrale di Bellini che carica al destro costringendo quindi ancora Fogli all'intervento in due tempi. Il dirimpettaio Cipriani invece necessita di una sola presa sicura sull'incornata di Greselin. Un gol però nell'aria e lo segna la San Giovannese. Prima Vanni e poi Fancelli deviano la botta dai 16 metri di Vannini spiazzando l'estremo Amaranto per l'1-0. Inutili le proteste per un offside non ravvisato nemmeno dal collaboratore di linea. Il Livorno si rialza su punizione forte ma non troppo precisa. Greselin costringe all'opposizione ancora Cipriani. La respinta è rinviata dalla difesa. La mezz'ora di gioco è rinnovata invece dalla semirovesciata di El Bactawi, sulla quale Cipriani, cresciuto proprio nella primavera del Livorno, mette le mani per deviare sul fondo. La Sangio prende le misure al momento e lo slalom di Bellini sugli sviluppi del corner vede la conclusione rimediata sulla linea a portiere battuto. 2-0 sfiorato. La ripresa è su ritmi ed emozioni più blandi. La prima nota è la conclusione di Zar e siamo oltre la metà frazione a livello temporale. Il Livorno non è molto ordinato, ma a testa bassa carica alla ricerca del pari. In corna centralmente il neo entrato Frati sull'assist da sinistra. Gli ospiti si spaccano però tatticamente. Una ripartenza aperta e chiusa da Migliorini meriterebbe il raddoppio per la San Giovannese. Salvataggio ancora sulla linea a tenere in partita gli Amaranto, che però soccombono, sportivamente parlando, dopo 6 minuti di recupero.